Abbiamo visto come possiamo semplificare parti della rete cosiddette passive, cioè abbiamo visto come si possono ridurre le esistenze in serie e in parallelo, il triangolo stella, trasformazioni di questo tipo. Oggi ci dobbiamo occupare di due teoremi che sono duali fra di loro e che semplificano bipoli attivi. I teoremi di cui vi parlo si chiamano teorema 1, teorema di Thevenin e un altro teorema di Norton. Cominciamo col teorema di Thevenin, vediamo che dice questo teorema. Prima l'illustro e poi lo dimostriamo. Il teorema è questo: data una rete accessibile fra due punti, una rete attiva accessibile fra due punti. Cosa vuol dire? Dato un bipolo. È un bipolo, non un bipolo elementare. Lì dentro non ci sarà un resistore. Che ci sarà qui dentro? Siccome è un bipolo, ci può essere una qualunque combinazione di resistori, generatori di tensione e generatori di corrente. Non metto induttori e condensatori, perché vi ricordo che noi ci siamo limitati per semplicità allo studio delle reti resistive lineari permanenti. Cioè il parametro R è un parametro che è costante nel tempo e non dipende né dalla tensione né dalla corrente. Bene, per dire questo, io disegno questo rettangolo, che è il bipolo, poi ci metto qui dentro un simbolo R per dire è una combinazione qualsiasi di resistori, poi ci metto anche il simbolo del generatore di tensione e poi anche quello del generatore di corrente. Per dire, prendete quanti ne volete di questi elementi e connetteteli fra di loro come vi pare, però questa rete così interconnessa poi è accessibile ai due punti A e B, comunque complessa. Il teorema di Thevenin dice che una rete di questo tipo è sempre rappresentabile con due elementi, due bipoli elementari, in particolare con una resistenza in serie a un generatore di tensione. Beh, cioè, mettiamo un verso, questa qui si chiama E di Thevenin e questa è la resistenza di Thevenin, diciamo per dare una rappresentazione semplificativa. Beh, un bel passo avanti. Una qualunque rete, comunque complessa, si può rappresentare così. Che senso ha questa equivalenza? Beh, in realtà vuol dire questo, che se io su questa rete voglio collegare un carico, ad esempio semplicemente un resistore di resistenza R, e voglio determinare qui la corrente mi interessa soltanto nel resistore, non mi interessa di quello che accade all'interno di questa rete. Voi capite che io in questa soluzione, in questa maniera, sarebbe in genere una soluzione molto complessa perché devo tener conto di tutte le connessioni di questa rete, di tutti i generatori che ci sono per determinare la corrente qui. Se io invece applico questo teorema e dico che questo bipolo si può rappresentare così e ci metto qui il valore di resistenza R uguale a quello che avevo collegato prima, lo stesso carico, la corrente I qui in questo carico si calcola molto facilmente. Qui è banale, mentre la corrente qui è una cosa abbastanza complessa. E per farvi capire l'importanza di questa semplificazione, immaginiamo di risolvere un problema estremamente pratico, cioè usciamo fuori dalla teoria dei circuiti e andiamo in un caso reale. Prendiamo un lume, cioè una lampadina con una spina, mettiamo la spina nella presa della rete elettrica. Che corrente passerà nel lume? Ora, se io faccio la semplificazione che la mia lampadina può essere rappresentato con un resistore di resistenza R, chi mi dice poi qual è l'alimentazione che do a questa resistenza? Cioè quel bipolo, che cos'è? Se non avete capito, quel bipolo è questo, perché lì dietro ci stanno tantissimi generatori, tantissimi, nel caso della rete reale, stanno anche i condensatori, induttori, c'è tutta la rete elettrica, è una rete vastissima, che fra l'altro io non potrei neanche conoscere esattamente. Cioè la rete che c'è là dietro, dietro quella presa, io non la conosco neppure, non so, è troppo complessa. Per
Però so, in base al teorema di Temelin, che tutta quella rete si può rappresentare così. Qualcuno può dire, ditemi di quella rete quanto vale la tensione, quanto vale la resistenza di Temelin, e io ho caratterizzato la rete. E in effetti si fa così. Cioè i due dati che mi servono due valori, quindi la tensione, la forza elettromotrice che c'è su quella presa, e qual è la, diciamo, la resistenza, se fosse resistiva, la rete reale non è resistiva, quindi occorre un altro parametro, comunque nell'ambito delle rete resistive posso rappresentarmi così. E quindi senza conoscere come è fatta questa rete, io mi posso calcolare la corrente della mia lampadina, che altrimenti non potrei fare. Cioè io so che normalmente qualcuno dice, beh, la presa è semplicemente così, perché è una semplificazione che si può fare, ci metto solo il giratore di tensione e non vado più alla resistenza interna, ma è una semplificazione che può essere più o meno valida nel caso della rete, però diciamo è concettualmente, diciamo, sbagliata questa, non può essere questa la rappresentazione di tutta la rete elettrica, solo un generatore, perché non è un generatore, tutt'al più sarà un generatore reale, quindi va rappresentato in qualche altro modo. Ma anche in altri casi, ho fatto questo esempio, se io faccio l'esempio della rete resistiva, io vi dico, ho questa batteria e voglio alimentare una piccola lampadina, faccio la pila, non è la stessa cosa? Questa batteria io non so affatto come funziona, non so neppure la rete che c'è, ci sarà qualche cosa comunque rappresentabile così. Se ci mettessimo a studiare bene tutte le reazioni chimiche che stanno qui dentro, potremmo molto probabilmente tirar fuori una rete equivalente a questa batteria. Ma in ogni caso poi, una volta trovata, io so che questa batteria si può rappresentare così, in base al teorema di Temelin. Attenzione però all'equivalenza, non vuol dire che questa batteria è costituita da una resistenza in serie a un generatore. Non è così, niente affatto. E qui c'è questo punto qui, che chiamo punto K per esempio, che nella batteria non esiste, non si può individuare, non c'è proprio, quindi non si può definire la tensione sulla resistenza R di Temelin, che qui circuitalmente si può fare dal punto di vista del calcolo, dal punto di vista dell'oggetto reale, ma che senso ha dire qual è la tensione sulla resistenza interna di questa batteria? Non ha significato. Il fatto è che le batterie si possono rappresentare in questa maniera, grazie al teorema di Temelin. Quindi questo teorema è di importanza enorme perché ci permette di fare in molti casi calcoli che altrimenti sarebbero molto più complessi. E quello che c'è da dire è che questa equivalenza vale ai fini del calcolo del carico esterno. Cioè se voglio sapere quant'è la corrente qui, posso sapere anche quant'è la potenza di questo resistore che ha su questa rete. Ma attenzione poi, se comincio a calcolarmi i dati interni a questa rete, cioè qual è la potenza erogata da questo generatore, qual è la potenza assorbita da questo resistore, questi dati sono validi in questa rete circuitale, ma non hanno il senso fisico della potenza assorbita e scambiata da questa rete, del rendimento di questa rete, sono tutti dati che non hanno significato. Cioè, in questa equivalenza l'unica cosa che posso sapere è, come dire, il comportamento dei carichi esterni alla rete, ma non quello che succede dentro. Per sapere quello che succede dentro devo fare un'analisi della rete. Del resto, abbastanza evidente, se io prendo una lampadina da 100 watt e la collego alla presa della mia stanza, alla rete elettrica, io posso dire che la lampadina assorbe 100 watt dalla rete, ma che potenze sono all'interno di quella rete? Non lo saprò, chissà quella rete quanti altri carichi sta alimentando, chissà dove. Cioè non è che posso dedurre il dato della potenza erogata dalla rete, solo, oddio, posso farlo solo ai miei fini, solo per conoscere qual è la potenza erogata da quei carichi sul mio carico particolare, che non è la potenza che quella rete sta effettivamente erogando in questo istante, perché gli scambi interni sono molto più ampi. Bene, allora, il teorema dice quindi che dato un bipolo attivo costituito da qualunque interconnessione di resistori ed eccitazioni di vario tipo, eccitazione in tensione ed eccitazione in corrente, io posso sempre rappresentare questa rete con questa serie.
La successiva domanda è il teorema che facciamo a questa, diciamo, a questa rappresentazione, è: ma quanto deve valere il valore di ET? Quant'è il valore della forza elettromotrice di Thevenin? Quant'è il valore della resistenza da mettere in serie? Come si ricavano questi valori? Si possono assegnare, dare dati del problema. Per esempio, nel caso della batteria, io posso dire che questa batteria ha una forza elettromotrice di Thevenin di 9 volt, una resistenza interna di 5 centesimi di ohm. Come l'ho detto? Perché me l'hanno dati. Cioè è un dato assegnato, è un modo di fornire i dati di funzionamento della batteria. Vedo che nel caso pratico non si fa proprio così, si fa una cosa equivalente, poi spiegheremo il motivo, però normalmente quando si dà una batteria si deve dare forza, due numeri, forza elettromotrice e resistenza interna. Sempre due, non posso dire come usualmente si fa una batteria da 9 volt e basta. Se non dico quant'è la resistenza interna, diciamo, mi mancano molti dati sul comportamento di questa batteria. È un'approssimazione troppo grande. Un generatore reale, come questo, si può rappresentare soltanto se fornisco almeno due dati. E questo grazie al teorema di Thevenin. E qui sta la forza. Quindi dico che è una batteria 9 volt 0,5 ohm, l'ho caratterizzata perché sto pensando al teorema di Thevenin, non sono dati interni di questa batteria. Posso andare a vedere poi questi dati come dipenderanno da come ho costruito la batteria, ma questo è un problema, diciamo, successivo. Allora dicevo, che significato hanno questi due parametri? Come si ricavano? Bene, R Thevenin, questo dato, è la resistenza di questo bipolo della rete passiva equivalente. Bisogna capire che cos'è la resistenza della rete passiva equivalente. Dunque, questa rete è in genere una rete attiva. Facciamo un esempio: io ho un generatore così, magari ho una rete così, poi qui ho un'altra rete così, qua ho un generatore di corrente, ecco, e mettiamo qui un altro resistore e qui un altro resistore, ecco. Sia questa la rete, questa è una rete. Adesso non è questo bipolo. Per far sì che quella rete diventi questo bipolo, devo prendere due punti di questa rete, da cui ho, come dire, questo modo di dire, rete vista da due punti. Quindi prendiamo questo punto, prendiamo quest'altro, questi sono punti AB, questa è la rete vista da due punti ed è, diciamo, l'interconnessione che ho voluto, una delle possibili interconnessioni con cui ho rappresentato prima simbolicamente in questa maniera. Per determinare R di Thevenin devo trovare la resistenza della rete passiva equivalente vista dai poli A e B. Che vuol dire? Devo riprendere questa rete tra A e B, quindi prendo la rete fra A e B, prendo questi poli, e poi nella rete pongo a zero tutte le eccitazioni. La rete passiva equivalente si fa considerando la stessa rete che data, questa, però avendo posto a zero tutte le eccitazioni. Che vuol dire porre a zero un'eccitazione di tensione? Qui diciamo una di corrente. Poniamo l'attenzione su questo. Dire che E vale 0, per definizione E cos'è? È la differenza di potenziale fra i punti H e K. VH meno VK, questa è la forza elettromotrice del bipolo segnato con E. Se VHK deve essere 0, vuol dire che VH è uguale a VK. Quindi che vuol dire? Questi due punti sono interconnessi fra di loro. Quindi porre a zero il generatore di tensione circuitalmente significa cancellarlo e al suo posto porre quello che si chiama un cortocircuito. In termini gergale circuitale si dice che si cortocircuita il generatore di tensione, perché in questa maniera sicuramente i poli H e K dove stava il generatore sono equipotenziali. Qui la tensione è 0, VH uguale VK perché è un'interconnessione. E quindi
e quindi porre a zero un'eccitazione in tensione significa cortocircuitarla. Invece porre a zero un'eccitazione in corrente, quando voglio dire la corrente deve essere zero, cosa vuol dire? Che la corrente in questo lato non ci deve essere. E che devo fare? Beh, io lo cancello, così se tolgo questo lato sicuramente lì non c'è corrente. Quindi eliminare il lato che contiene il generatore di corrente significa porre a zero l'eccitazione in corrente. Si cancella, quindi si cancellano i lati che hanno generatore di corrente, guardate, anche se il lato è più complesso, così con varie cose in serie, voglio dire, la corrente in questo lato sempre zero deve essere, quindi io cancello il lato. Ecco, allora c'ho la rete passiva equivalente, tutti i resistori è una rete resistiva. Questa rete, qui c'era R1, R2, R3, R4, R5, questa rete in base al calcolo si può semplificare, abbiamo visto sempre, con una resistenza R che è la resistenza di Thevenin. Bisogna trovare la resistenza equivalente vista da AB. Che vuol dire vista da AB? Immaginate come se qui ci fosse un generatore di tensione, per esempio E, date una tensione, e questa tensione qui vede questo bipolo, che è un bipolo resistivo, come quelli che abbiamo utilizzato per calcolare le serie paralleli, e io posso trovarmi quant'è la resistenza. Come posso trovarmela? Beh, posso vedere se ci sono, per esempio, questi tre resistori, vedete R3, R4 e R5, spero che vediate tutti, questi qui sono tre resistori in parallelo. Se sono in parallelo vuol dire che al posto di questi tre ne posso mettere uno solo, che chiamo RP, ma RP è in serie ad R1, stessa corrente, quindi da questi due ne posso mettere uno solo, faccio RP più R1, questo che è uguale, chiamo uguale a un RS, e poi questo a sua volta è in parallelo a quest'altro resistore, e quindi da questo calcolo verrebbe fuori il valore della resistenza di Thevenin. Se non trovo connessioni possibili, se questa interconnessione è molto complicata, questo bipolo è così, non lo disegno, ma diciamo che questo bipolo è costruito da una rete molto complicata, non trovo serie e parallelo, non riesco io a semplificarla, ricordatevi che il valore della resistenza di questo bipolo è sempre la E diviso I, cioè mi calcolo la corrente I risolvendo la rete al limite. Con i miei principi di Kirchhoff la posso sempre risolvere, quindi E diviso I deve valere sempre la resistenza di questo bipolo. Bene, capito questo, non resta che operare, e quindi anche abbastanza semplice, concludendo, cos'è la resistenza di Thevenin? È la resistenza della rete passiva equivalente vista dai punti di osservazione della rete. Questa è R Thevenin. Quanto vale ET? La E di Thevenin è la tensione che c'è qui, è la VAB. La tensione la oriento come mi pare, se la oriento verso l'alto, A è il potenziale, la potenziale per prima per fare la sottrazione, siccome qui A e B i poli sono gli stessi, il più lo metto verso l'alto. Se misuro VAB la voglio fare così, allora io questo più non lo metto qui, lo metto qui, perché vuol dire che voglio fare VB meno VA. Quindi, in dipendenza del verso che scelgo nel misurare la tensione fra AB, diamoci questa, VAB, io trovo la tensione, la forza elettromotrice di Thevenin. Quindi questa è Thevenin, non è altra che la tensione di questo. Va calcolata quant'è la tensione. Questa tensione si chiama tensione a vuoto, nel senso che se io metto qui un carico, si chiama carico, non resistenza, questa tensione, se ci metto la resistenza, cambia, non è la stessa. La tensione sotto, perché cambia? Perché io in questa rete che avevo ho aggiunto un lato, quindi la rete è cambiata, c'è un lato in più e le soluzioni della rete saranno diverse. Quindi sarà diversa anche la tensione fra V e AB.
questa tensione praticamente nei casi pratici può anche misurare. Se voglio sapere quanto vale la eddy Thevenin del mio generatore della presa, cioè la presa lì oppure la mia batteria, io prendo un volmetro, che è uno strumento di misura che misura le tensioni, misuro la tensione fra i poli e quella sperimentalmente è la ET. Per misurare la R Thevenin teoricamente è facile, dal punto di vista operativo può essere più complicato, ma insomma il modo più semplice da non fare praticamente potrebbe essere quello di cortocircuitare quei bipoli, cioè chiudo in cortocircuito i bipoli, in modo che la corrente qui, I, è uguale a E di Thevenin diviso R di Thevenin. Questa la misuro con un amperometro, questo l'ho misurato con un volmetro, e allora ho misurato anche l'R di Thevenin. Ecco, però se mettete in cortocircuito un bipolo attivo, spesso insomma succedono cose inenarrabili, ma che forse potete immaginare. Ecco. Nel caso reale della presa che sta a casa, siccome è protetta, faremo scattare gli interruttori di protezione della rete. Nel caso di una batteria, si prova a metterla in cortocircuito, ecco, a seconda della potenza che la batteria può erogare, potete anche vedere fuoco e fiamme, infatti si incendia. Quindi non deve essere proprio così che si fa, però qualcosa del genere. In realtà qualcuno può dire, beh, ma allora siamo più prudenti, chiudiamo questo con una resistenza fra B nota, e allora voi capite che se questo è noto, misurando la corrente qui dentro, posso trovarmi il valore della resistenza di Thevenin, dal punto di vista della misura, se no posso calcolarlo. Vogliamo fare un'applicazione? Prendiamo proprio questa batteria, una batteria che si può caratterizzare quindi in base al teorema di Thevenin con la sua resistenza interna, che sarebbe quella di Thevenin, che chiamo con R piccolo, e la sua forza elettromotrice, che chiamo E. Questa è la batteria. Che tensione c'è fra A e B? Qual è la V fra A e B? Beh, la V fra A e B, questo bipolo aperto, dovrebbe essere già chiaro a tutti, ma è banalmente la E. Perché se vi ricordate come si calcola con la legge di Ohm generalizzata la V a B, abbiamo detto, parte il verso che non ho messo, sarà sempre, siccome la V sarà la E più o meno RI, ma se questo è aperto la I è zero, qui non circola corrente, quindi è semplicemente E. No? La legge di Ohm generalizzata qua dovrebbe essere E più o meno RI, il più o meno in dipendenza di come oriento il bipolo. Però siccome la I è 0, quindi VAB è soltanto E. E quindi diciamo, questo è un modo, diciamo, di... Prendiamo adesso un altro bipolo uguale, un'altra batteria, due generatori reali, e mettiamoli in parallelo fra di loro. Cioè colleghiamo il più col più e il meno col meno. Come si vede a questo punto? Facciamo un collegamento di questo tipo. A, B. La batteria sia identica, per cui ho collegato due batterie in parallelo, due batterie reali in parallelo. Prima osservazione. Questo che ho rappresentato è il modello Thevenin di un generatore reale. In questo caso il generatore reale è la batteria. Come vedete, un generatore reale si rappresenta, è possibile almeno rappresentarlo, con un generatore di tensione e in serie una resistenza, nel caso di reti solo resistive. Quindi questo rappresenta effettivamente la batteria. Voglio far vedere l'errore che si commette considerando la batteria soltanto col suo dato 9 volt. Se ho una batteria da 9 volt, io posso pensare, ma sta resistenza interna ci rompe le scatole, è una cosa un po' noiosa andare a considerare. Io scrivo semplicemente così, si fa così e questa è una batteria. Bene, mettiamola una in parallelo.
diciamo che finché sono tutte e due 9 volt è una cosa ancora possibile, ma mettiamo che la batteria, per capire l'assurdo, non è 9 volt ma 8 volt, e qui prendo questo modello circuitale ha un senso secondo voi? Non lo può avere, perché fra A e B che tensione c'è? Se guardo questo, il primo, dico 8 volt, se vedo il secondo, 9 volt. E non è possibile, perché la VAB deve dipendere soltanto dai punti A e B. No, se vedo VAB qui, questi due punti coincidono sia con questo, c'è due tensioni diverse. Ma non è possibile mettere due generatori reali in parallelo? Certo che è possibile, li metto. Allora in questo schema, come se io dicessi, questo 9, questo 8, ma in questo schema non c'è questa contraddizione, perché la tensione AB dobbiamo calcolarla, potrebbero essere uguali o diverse le resistenze interne, però questo schema è possibile, cioè questo schema, come dire, riflette la possibilità reale di mettere due generatori reali in parallelo. Questi che sono ideali, i generatori ideali, che non esistono, non si possono mettere in parallelo, perché c'è questo assurdo, solo se fossero uguali. Però badate che questa uguaglianza non dà contraddizione soltanto se dopo questo 9 ci stanno infiniti zeri, perché deve essere infinitamente precisa questa misura. Se uno fosse 9,000 e dopo 200 zeri ci fosse un 1 e un altro dopo 200 zeri c'è un 2, quel sistema già non può funzionare più, cioè non ha senso fisico. Quindi diciamo che questo è un sistema senz'altro privo di significato. Questa rappresentazione è priva di significato. Però per il nostro esercizio facciamo ancora qui, per semplicità, mi interessa far vedere il caso che metto due batterie identiche in parallelo e lasciamo stare il valore 9, diamo il valore generico, è uguale per entrambi. Questa è una rete con interconnessione di due generatori di tensione e due resistenze, quindi questa rete si può rappresentare più semplicemente in questa maniera, con la resistenza di Thevenin e il generatore di Thevenin. Quanto vale la resistenza di Thevenin? È la resistenza della rete passiva equivalente a questa. Quindi devo cortocircuitare il generatore di tensione. Che rete ho se cortocircuito il generatore di tensione? Ho due resistenze R messe in parallelo così. Questa è fra A e B. Quant'è il valore risultante di queste due resistenze in parallelo uguali? Sapete che è R mezzi. Quindi vuol dire che la R di Thevenin sarà uguale a R mezzi. E quanto sarà la forza elettromotrice di Thevenin? È la tensione che c'è qui a vuoto. Che tensione c'è fra A e B? Beh, fra A e B posso avere una tensione lungo questo lato o lungo quest'altro. La VAB è uguale, se qui oriento in qualche modo i bipoli con AI in questa maniera, sarà uguale a E, in questo caso, meno R per I. Secondo la legge di Ohm generalizzata, V ed E hanno lo stesso verso, su R, I e V hanno lo stesso verso, quindi ho applicato la convenzione dei generatori, quindi devo scrivere meno R per I. La domanda è, ma qual è la corrente che circola in questo elemento? Se fate il giro alla maglia qui per calcolarvi la I, qui fate la parte del primo giro, scrivete E meno E, e quindi al primo giro fate la somma delle forze elettromotrici, siccome questo è secondo il verso, questo è il contrario, quindi scrivete 0 uguale, qui trovate RI, mettete anche la RI in questo verso come volete, in ogni caso qui scrivete R più R, mettete I in evidenza, I per 2R. In ogni caso è chiaro che viene che I è uguale a 0, perché la somma delle forze elettromotrici è 0. Quindi se questa è 0, la VAB, questa è ancora la tensione della batteria che ci abbiamo, cioè pari alla forza elettromotrice che avevamo. Quindi due batterie in parallelo si comporta come un'unica batteria che ha la stessa forza elettromotrice, ma la resistenza interna dimezzata.
le batterie si mettono in parallelo per abbassare la resistenza interna. E che vantaggio c'ha? Ecco, per fare questo, ora abbiamo capito questo, proviamo a fare un piccolo calcolo interessante in questa maniera. Prendiamo un modello di questo tipo, questo con resistenza interna, e un bipolo così, e questo che vale E. Questa è la mia batteria. Immaginiamo che con questa batteria voglio alimentare un carico resistivo R. E mi domando, qual è il valore della potenza che posso assorbire da questo sistema? Qual è il valore della potenza che posso assorbire da R o che assorbo da R? Devo fare il calcolo. La potenza che assorbo su R, la potenza su questa resistenza, vale R per I al quadrato. Abbiamo visto che questo è il calcolo sul resistore. Ma quanto vale la I in questo bipolo? In questo bipolo la I vale R, la I vale E diviso la somma delle resistenze. No, semplicemente con la chiave di Kirchhoff fate E diviso R più R, questo al quadrato. E questa è la potenza che ho su questa resistenza. Se volete possiamo sviluppare questa, perché può essere interessante vederla in questa maniera. Qui ci abbiamo R, qui ci abbiamo E quadrato, e al denominatore abbiamo R più R al quadrato, e quindi R al quadrato più R al quadrato più due volte RR. Questa è la potenza che abbiamo calcolato in modo letterale su quel bipolo. Se posso mettere questa R al denominatore, posso anche avere un'espressione più facile da trattare, e scrivere quadro, qui ci metto R quadro diviso R grande più R più 2R. Ho diviso tutto per R al denominatore, e questa è la potenza che posso prendere. Quindi questa potenza dipende dal valore della resistenza R. Questa resistenza, se fosse molto alta, praticamente infinita, cosa farebbe? Ecco, una resistenza molto alta, voglio farvi capire prima intuitivamente questo problema, praticamente impedirebbe il passaggio della corrente qui. È vero che la potenza è R quadro, ma se I poi fa 0, a caso la resistenza alta, al limite se questa resistenza fosse infinita, qui la corrente sarebbe 0, però 0 per infinito, però, diciamo, questa espressione, diciamo, sarebbe una potenza nulla, cioè corrente nella resistenza, e quindi sarebbe nulla. Se fosse estremamente bassa, uno zero, una resistenza zero, che vuol dire? Vuol dire un cortocircuito, qualcosa così. Qui ci circolerebbe una bella corrente, senza dubbio. Ma quanto vale R? Zero. E la potenza sarebbe sempre zero. Cioè la potenza è compresa fra due zeri, per valori alti e valori bassi. Il teorema di Rolle, se ve lo ricordate, dell'analisi, dice che una funzione che ha due zeri, insomma, deve avere per forza uno o più massimi, di avere un valore di massimo. Allora io voglio cercare qual è il valore della resistenza R, che mi dà la massima potenza. Voglio trovare qual è il valore di R che mi assorbe la massima potenza da questo circuito. Come faccio? Se questa è la funzione di R, devo considerare E ed R piccolo costanti, perché riguarda il generatore, l'unica variabile è R. Quindi cosa faccio? Questa potenza dico che è massima quando il denominatore è minimo, devo trovare il minimo di questa funzione, faccio la derivata di questa funzione rispetto a R, l'eguaglia a 0, e vedo il risultato. Può essere un minimo o un massimo, vado a controllare e vedo così come funziona. Il discorso è abbastanza semplice da fare anche operativamente, perché proviamo a fare la derivata rispetto a R di questa funzione. R quadro, ricordatevi che è costante la R piccolo quadro che sta al numeratore, quindi qui è la derivata di 1 su R praticamente, quindi viene meno R quadro su R quadro, viene meno 1 su R quadro, questa è la derivata rispetto a R della prima frazione.
La derivata rispetto a r della seconda vale semplicemente 1, che la derivata rispetto a r di r vale 1. E la derivata del terzo, che è un numero, è una costante, vale 0. Quindi questa qui deve essere, questa è la derivata e deve essere uguale a 0. Che dice questa derivata? Dice che r deve essere uguale a r. Cioè, deduciamo che quando la resistenza interna è uguale alla resistenza esterna, io prendo da questo bipolo la massima potenza possibile. E allora facciamoci due conti. Questo qui, per avere la massima potenza, deve essere R. Proviamo che succede con una batteria di automobile. Siamo in macchina, questo valore di E, sapete quanto vale la batteria d'auto? 12 volt, si chiede a tutti. Questo qui vale, questo è un numero, se vogliamo fare un calcolo, mettiamo 12. Quanti di voi conoscono la resistenza interna della batteria che avete? Penso nessuno si sia mai posto il problema senza conoscere questo problema elettrico. Immaginiamo, per semplicità di calcolo, che questo R sia un ohm. Dici, ma mi sta bene, la batteria un ohm mi pare basso. Allora la massima potenza posso averlo quando anche questo è un ohm. E qual è la potenza che assorbo? Numericamente qui sopra? Numericamente la potenza su questo resistore, P su R, sarà R che vale 1 per la corrente al quadrato che vale, quanti ampere circolano? 12 diviso 2. La corrente che circola qui, la corrente I, base alla legge di Ohm, viene 12 diviso 2, 6 ampere per 6 al quadrato. Quanto viene? 36 watt. Vi siete comprati una batteria che non può erogare più di 36 watt. Forse, non so se avete vagamente l'idea di queste potenze, ma non ci fate niente. L'avete comprata, avete pagato poco, tutti contenti, la mettete sull'auto, non riuscite neanche a metterla in moto, perché un motorino di avviamento ha bisogno almeno 600-500 watt, se la macchina è piccola, ma si può arrivare anche più di 1000 watt. Quindi questa batteria non va bene. Allora, diciamo, proviamo a ridurre la resistenza interna. Compriamone una migliore, mettiamo 0,1 e qui 0,1, un decimo di ohm. Che succede? Che la batteria qui sarà 0,1R per I al quadrato, 12 diviso 0,2 fa 60. Quanto fa sto calcolo? No, abbiamo peggiorato? Non è possibile. 12 al quadrato, ho dimenticato il quadrato. 60, 36, 3600. E quindi quanto fa? 360 watt. Anche 0,1 ohm è una batteria che non serve a niente. Quindi dovete comprarvi una batteria con resistenza ancora più bassa è la resistenza della batteria, più pregiata è la batteria, più costa la batteria. Allora, quando uno acquista una batteria, fatevi capire che è importantissimo andare a vedere quant'è la resistenza interna, perché a parte il motorino di avviamento delle auto, quando qualcuno di voi, ormai è una moda che però sta cambiando fortunatamente, compra quegli stereo da 1000 watt, 1200 watt, che sembrano diffusori viaggianti più automobili, beh, una potenza di quel genere ha bisogno di una batteria adeguata per alimentarlo. Se vi comprate una batteria che non eroga almeno 1000 watt costanti, non vi serve a niente, avete sbagliato acquisto, avete speso tanto per il vostro impianto e i 1000 watt non li avrete mai perché non ci avete la sorgente di 1000 watt. Siccome man mano che questa resistenza interna si abbassa la batteria costa, uno cerca di arrivare al compromesso che ritiene opportuno. Quando comincia a costare proprio troppo, un'idea è quella di comprare due batterie più economiche, metterle in parallelo e queste si comportano con una di resistenza a metà. Quanto è conveniente fare questo? Quando le due batterie poste in parallelo costano di meno di quella singola con R mezzi e si ha lo stesso effetto. Quindi si mettono in parallelo le batterie per quale motivo? Elettricamente possiamo dire per abbassare la resistenza interna dal punto di vista dell'utenza per poter estrarre potenze più alte. Io solo mettendole in parallelo posso avere potenze più alte dalle batterie. E questo, vedete, già ci risolve questo problema, il teorema di Thevenin.